Buonasera, andiamo avanti dal lato del di Milano per questa prima giornata della sessione invernale di calciomercato. Abbiamo qui con noi l'ex centrocampista, tra l'altro, di Perugia e Napoli, Fabio Gatti. Buonasera Fabio. Buonasera a voi. Allora, partiamo dal Napoli. Gatti, il Napoli ha messo a segno un paio di prodotti di mercato. Uno è questo, è Jorginho. Necessitava già nel mese del mercato estivo di completare un reparto che è fondamentale per poter essere competitivi. Allora, oltre a Jorginho, lei pensa che il centrocampo del Napoli potrebbe arrivare qualche altro giocatore di spessore? Si parla di Capò, ci sono altri nomi, e quindi arriverà ancora qualcun altro nel reparto di metà campo? Da quello che si legge sicuramente sì, visto che il Napoli è interessato a Capu del Tottenham, lui, quindi significa che si è evidenziata l'esigenza di trovare un altro uomo a centrocampo, quindi credo che se non si arriverà a lui sicuramente si sceglierà qualcun altro. Sì, Jorginho predilige più la fase propositiva, se non erro, anche se è un giocatore che è completo, abbastanza completo anche nella fase di filtraggio, però predilige maggiormente un uomo forte, un uomo dalle caratteristiche tecniche ben preciso, un buon tocco di palla, buone aperture, eccetera. Il Napoli nello schema di Benitez, il Napoli avrebbe bisogno di due forti interditori con almeno uno dei due giocatori dai piedi buoni. Quindi Jorginho con chi si potrebbe sposare, con chi potrebbe andare bene, con chi potrebbe far coppia nel centrocampo azzurro? Ma io credo che tutti i componenti del centrocampo azzurro debbano interpretare il ruolo secondo le esigenze di Benitez, quindi credo che se Hiller, Zemaili, Berami fanno parte di questo organico significa che sono stati ritenuti all'altezza, quindi penso che possano giocare tutti quanti nel centrocampo a due di Benitez, quindi Jorginho è un giocatore secondo me anche dinamico, che abbina bene le due fasi di gioco, quindi ideale per il modulo di Benitez, può giocare secondo il mio modo di vedere sia con Hiller, sia con Zemaili, sia con Berami. Ultima domanda sul Napoli. Allora, il Napoli necessitava e forse necessita ancora di un centrale difensivo dello spessore di Albiol per poter fare coppia con Albiol. E l'hanno reclamato in tanti tifosi del Napoli questo intervento sul mercato, sta per arrivare perché manca solo l'ufficializzazione. Enrique, c'è qualche dubbio sul giocatore, visto che per un paio di motivi ha giocato poco ultimamente, gioca così nella seconda divisione brasiliana, a Napoli sono un po' scettici, visto anche l'esperienza europea non del tutto eccezionale che il giocatore ha avuto in un recente passato. Cosa ne pensa di lui? Può essere utile alla causa azzurra? Ma non posso esprimere un giudizio in quanto non conosco il giocatore, non l'ho mai visto giocare e nemmeno onestamente lo conoscevo, quindi però credo che sia una società importante come il Napoli, insomma, penso che Benitez, Bigon, tutto lo staff di scouting abbia monitorato il ragazzo e l'abbiano ritenuto all'altezza, però non posso esprimere un giudizio perché non lo conosco. Benissimo. Un attimo sulla Juve. Nella Juve si parla ancora di una possibilità di Quagliarella, possa cambiare aria. Si parla di un probabile approccio della Sampdoria sul giocatore. Allora c'è il problema Quagliarella, ma c'è anche il problema Lucinic. Lei sa bene lo scambio che stava per fare tra Lucinic e Guarin. Credo che Guarin potesse andare molto bene alla causa bianconera, invece sembra che sia saltato il tutto. Ma su Lucinic ci sono ancora voci provenienti anche dall'estero, se non sbaglio dall'Arsenal e dal Monaco. Allora, situazione della Juve per quanto riguarda il reparto avanzato, visto che poi in tutti gli altri reparti è una squadra molto molto competitiva, cosa ne pensi della situazione attuale e cosa potrebbe scaturire da questo mercato come uscite? Ma credo che la Juve sia competitiva e molto anche in attacco, perché comunque avere Llorente, Tevez, Quagliarella e Vucic come alternative sia Jovinco sia tanta roba, quindi penso che sia competitiva in tutti i reparti. Chiaro, se questi giocatori manifestano la voglia di andare a giocare altrove per giocare di più, sicuramente la Juve li rimpiazzerà e si sente
dire il nome di Osvaldo in queste ultime ore, che credo sia un giocatore all'altezza della Juventus e sicuramente potrebbe essere un bel acquisto nel caso in cui Lucio Ciocogliarà decidesse di cambiare maglia. Roma, la Roma ha piazzato due ottimi colpi di mercato, Michael Hahn, è inutile parlarne perché sappiamo tutti la validità e le caratteristiche del giocatore, e Bastos, arriverà anche un terzo colpo oppure la Roma si fermerà visto che era competitiva prima, dove dicevo ancora, dove può arrivare la Roma e ripeto, arriverà anche il terzo colpo, lei pensa che possa arrivare? Ma non lo so, io credo che con Nainggolan e Bastos abbia fatto dei colpi a completamento della rosa che era già forte. Poi penso che Sabatini abbia preso anche dei giovani molto molto interessanti che manderà a giocare in prestito, quindi credo che il mercato della Roma sia stato eccellente, ha completato quello che è stato fatto quest'estate, che ha portato la Roma, ricordiamoci, dalla distruzione a lottare per lo scudetto, quindi penso che la Roma sia una squadra molto competitiva, un gruppo ben oliato da mister Garzia e penso che darà dietro la torcia fino alla fine della Juventus. Cacci, ultima domanda, mettiamo due squadre agli antipodi, Inter e Fiorentina. Fiorentina che già da un bel po', anche dall'anno scorso, ha sorpreso per il gioco che Montella dà ai suoi, e l'Inter invece che si trova ancora, anche con Mazzarri, non diciamo che c'è crisi, però è una situazione abbastanza delicata. Cosa pensa dell'Inter, cosa pensa della Fiorentina e per entrambi se vede qualche intervento utile che possono fare queste due squadre in questo mercato di calcio, in questa sessione di calcio mercato? Io penso che la Fiorentina un paio d'anni fa con l'arrivo di Montella e di Pradè abbia dato un'organizzazione ben precisa alla società, c'è un'idea ben precisa per la costruzione della squadra e i risultati sul campo si vedano. L'Inter con il passaggio di società credo che sia un anno di transizione dove devono essere gettate le basi anche dell'organizzazione societaria, dopodiché si penserà alla costruzione dell'organico, al perfezionamento dell'organico con mister Mazzarri, però credo che ecco, la Fiorentina sia già in uno stato di sviluppo dopo essersi organizzata, l'Inter ancora ai stati iniziali di organizzazione, quindi credo che ci vorrà un po' di pazienza per l'Inter per ottenere i risultati, e invece per la Fiorentina credo che sia una macchina costruita secondo l'identità di gioco del mister, vengono presi giocatori propedeutici a questo sistema di gioco e i risultati si vedono, credo che la Fiorentina farà dei colpi se necessario, ma penso che possa affrontare il resto del campionato anche in questo modo. Europacalcio.it ringrazia di cuore Fabio Gatti, un grande centrocampista di un recente passato e una persona con le idee chiare. Grazie Fabio. Grazie a voi. Grazie.